L'edizione del 2024 del Tourist Trophy resterà per sempre impressa nel libro delle corse su strada. Un'edizione da record complicata dal meteo, nella quale si sono intrecciate tantissime storie, eroiche e curiose. Dalla prima vittoria di David Todd, fino ad arrivare alla conferma di Peter Hickman. Dal ritiro della leggenda dei sidecar Dave Molineaux, allo strano caso di Connor Cummins, ritiratosi a metà della settimana di gare perché, cito testualmente, non sentiva più fiducia nella sua moto. C'è però un pilota che ha fatto il bello e il cattivo tempo sull'isola di Man, Michael Dunlop, che, chiamato a un appuntamento con la storia, ha risposto presente. Oltre ad aver registrato il miglior tempo di sempre sul mountain, del quale parleremo meglio più tardi, il pilota nordirlandese ha stabilito il nuovo record di vittorie al Tourist Trophy, salendo a un totale di 29 successi, grazie ai 4 ottenuti quest'anno. 2 nella Super Sport e 2 nella Super Twin, con l'italianissima Patton. Lo sapete poi, vi ho raccontato storie di pista, storie di piloti, ma preparatevi, perché voglio farvi entrare a pieno nelle leggende delle corse su strada, che sono aneddoti senza senso, incredibili. Certe volte ci si chiede quasi se tutto questo ha senso, perché lo stanno facendo. Credo, spero e penso che man mano che vi racconterò queste gesta eroiche quasi da pazzi, potrete capire anche il mio trasporto e soprattutto quello che spinge questi piloti a rischiare la vita per la gloria. Ebbene sì, finalmente Dunlop è diventato l'uomo più vincente di sempre nella regina delle corse su strada, battendo un record che resisteva dal 2000 e che sembrava ormai irraggiungibile. Ma la cosa più bella di tutte è che quel record apparteneva a un altro Dunlop, suo zio, Joey Dunlop. Sì, perché le corse su strada per i Dunlop sono un affare di famiglia, un affare di gloria, trofei e champagne, ma, come spesso accade nelle road races, anche di lutto e dolore. La vicenda dei Dunlop in questo è particolarmente tragica e forse per questo ancora più mitica. Poi ragazzi, io non ho pianto neanche quando hanno ammazzato Bambi, ok? Però qui mi sa che farò tanta fatica. Comunque, proviamoci. La vicenda di Dunlop in questo è particolarmente tragica e forse proprio per questo ancora più mitica. Trattasi di una dinastia decimata, di cui per ora resta solo Michael, in attesa di eventuali future generazioni. La storia parte appunto con Joey, da molti considerato il più grande road racer di sempre. Titolo che ora Michael sta reclamando con i fatti. Oltre alle 26 vittorie al TT, Joey ha tenuto 24 successi all'Ulster GP e ben 13 alla Northwest 200. Ma non era solo un grande pilota, era anche e soprattutto un grande uomo, che negli anni 90 era rimasto sconvolto dalla drammatica situazione politica e sociale nei Balcani. Nei mesi invernali caricava il suo furgone di provviste destinate agli orfanotrofi in Romania, Albania e Bosnia, viaggiando da solo e dormendo nel van. Non voleva essere riconosciuto o fotografato, non voleva testimoniare il proprio lavoro, come molto spesso oggi accade, per avere anche un ritorno d'immagine. Voleva solo aiutare, in silenzio. Ci sarebbero tante altre cose da dire in particolare su di lui. Per esempio, nel maggio dell'85 rischiò di morire, cioè pensate l'ironia della sorte, viaggiando per andare a correre al Tourist Trophy, o anche sì detto Isola di Man. La nave affondò schiantandosi contro delle rocce a causa delle forti correnti. O ancora, nella seconda metà degli anni 70 e fino ai primi anni 80, Joey corse spesso con le moto della scuderia Ria Racing, di proprietà di John Ria, il nonno di Jonathan Ria. Proprio lui, il 6 volte campione del mondo Superbike. Il mondo, soprattutto a livello del motociclismo, è veramente piccolo. In quello stesso periodo inizia la carriera Robert Dunlop, uno dei fratelli di Joey, più piccolo di 8 anni e meno vincente.
In ogni caso si toglie comunque le sue belle soddisfazioni, con 5 vittorie al TT e ben 15 alla Northwest 200. Robert voleva e doveva soprattutto essere diverso da Joey. Nelle interviste lo si vede più gioviale e sorridente del fratello, ma dentro di sé, come penso sia normale, covava un fortissimo dualismo. Da una parte una grande paura della morte, dall'altra una ancor più grande eccitazione, un'attrazione verso l'idea di battere la morte e tornare a casa, di arrivare al traguardo e farla franca. Un rapporto morboso con il rischio che nel 94 gli è quasi fatale. Guidando una Honda 1000 al Touris Trophy, gli si stacca la ruota posteriore durante una velocissima curva sinistra. Si devasta la parte destra del corpo. Braccio e gamba vanno a tanto così da dover essere amputati. È vivo per miracolo, ma 2 anni dopo torna incredibilmente a correre, ancora mutilato dalle conseguenze di quel botto. Robert corre ancora a lungo, anche contro i suoi stessi figli, Michael e William, che si affacciano alle competizioni a metà degli anni 2000. Il padre fa loro da chioccia, manager, meccanico, ma appunto anche da rivale. Abbiamo detto però che la storia di Dunlop è una storia tragica. Dobbiamo partire da lontano, dal biennio 1979-1980, quando nelle 2 edizioni successive della Northwest 200, Joey perde i suoi più cari amici, Frank Kennedy e Mervyn Robinson, che insieme a lui e al fratello Jim componevano la leggendaria Armoy Armada, gruppo di 4 giovani talenti sulla rampa di lancio delle road races. Joey, tra l'altro, era sposato con la sorella di Mervyn, Linda, quindi perde anche il proprio cognato. Gli incidenti nelle road races sono all'ordine del giorno ed è altamente probabile che possano avere conseguenze molto gravi. Un pilota lo sa anche Joey, che all'inizio di luglio del 2000 parte col suo furgone alla volta di Tallinn in Estonia per correre una garetta locale. Ci va per scappare un po' dalla tristezza del suicidio di un altro suo grande amico e storico sponsor, correndo sopra il dolore e i pensieri. Quando ti butti lì in mezzo alle strade a 300 all'ora, la cosa positiva è che non pensi, sei concentrato e quei pochi minuti di concentrazione ti riescono a distogliere completamente da ogni tuo problema. Il dramma è che quella gara sarà la sua ultima. Nell'ultima curva del secondo giro, sotto un nubifragio, esce di strada con la sua Honda 125 e si schianta contro degli alberi, morendo sul colpo e lasciando un vuoto incolmabile nel mondo delle gare su strada. Aveva 48 anni. Quasi alla sua stessa età, il destino si prende anche Robert. Avrebbe infatti compiuto i 48 anni 6 mesi dopo la sua morte, che avviene alla Northwest 200 del 2008. Robert è in gara con i propri figli nella classe 250. Nelle prove, 2 giorni prima della corsa vera e propria, lui e William partono insieme, ma il figlio si accorge subito di uno strano fumo provenire dallo scarico della Honda del padre. Non è il fumo giusto che dovrebbe uscire dallo scarico di un due tempi. Anche Michael nota quel fumo di colore strano e rimane un po' perplesso. Qualche chilometro dopo, il motore di Robert grippa, si inchioda. Lui giustamente cerca prontamente la frizione, ma per errore impugna la leva del freno anteriore, che sulla sua moto è posta a sinistra, dietro a quella della frizione, perché a causa dell'infortunio del 94 non riusciva a usare la destra. L'anteriore si blocca. Lui si ribalta in avanti e, come se non bastasse, viene investito a piena velocità da un altro pilota, che lo prende dritto sul torace. Il tutto sotto gli occhi di William, che si trovava solo qualche decina di metri dietro. Non c'è nulla da fare per Robert, ma i figli, seppur sconvolti, vogliono correre. La direzione gara, dopo averci riflettuto molto a lungo, perché non sai mai cosa può passare nella testa in quei momenti a un pilota che ha avuto una mancanza così forte, decidono di dargli l'ok. Purtroppo per William un problema tecnico gli impedisce di prendere il via, ma Michael, a soli 19 anni, compie la sua prima impresa. Con dei sorpassi decisi vince di prepotenza, scoppiando in lacrime appena passato il traguardo, onorando nella maniera più gloriosa la memoria del padre. Il giorno dopo aver alzato il trofeo della Northwest 200, Michael trasporta la bara al funerale. Robert viene seppellito di fianco a Joey. Ma no,
non è abbastanza. Non c'è pace per i Dunlop. 10 anni dopo, nel 2018, purtroppo, tocca a William. Aveva saltato il TT quell'anno per assistere la moglie nella gestazione del secondo figlio. Una gravidanza difficile che però stava avendo un lieto fine. Torna a correre nella Skerries 100, gara che ha vinto 15 volte, ma che stavolta è fatale. Nelle prove libere il tappo della coppa dell'olio prende un colpo in una compressione della pista, inondando di liquido la ruota posteriore e di conseguenza facendolo cadere. L'esito purtroppo lo avete già capito. È con questo fardello che Michael Dunlop affronta ogni gara della sua vita. Un nome pesante, una famiglia annientata dalla stessa passione che lo anima, la pressione di essere l'unico superstite di una dinastia leggendaria e, fino a quest'anno, il costante orizzonte dello zio Joey davanti a sé. Ora però Michael ha compiuto la storia ed è diventato il più grande di sempre al TT, pareggiando il conto con Joey nella prima gara della Super Sport e poi staccandolo fino ad arrivare a quota 29 vittorie all'Isola di Man. E per il 2025 l'obiettivo diventa il 30° successo, che a ben vedere poteva già arrivare quest'anno se non fosse andato storto qualcosa di incredibile nella gara della Superbike. Michael stava dominando a bordo della sua Honda CBR1000. Dopo 4 dei 6 giri previsti aveva 25 secondi di vantaggio su tutti. Non è assolutamente scontato vedere questi distacchi. Per chi non lo sapesse, le gare del Truist Trophy prevedono dei pit stop, uno o due a seconda della durata, nei quali si fa rifornimento, si sostituisce la ruota posteriore e si cambia la visiera del casco piena di insetti spiaccicati. Perché non è come in pista che stai sempre in carena, ma stai sempre fuori dal cupolino a velocità folli, quindi praticamente a metà pista non vedi più nulla per colpa di sassi, moscerini, polvere e via dicendo. E voi direte, sì, ma non hanno gli strap. Ce li hanno, però non bastano in un giro da 64 km. Tornando alla gara di Michael, purtroppo l'addetto al box della visiera non la fissa bene e Michael parte con la visiera ballerina sul lato sinistro. Uscito dalla pit lane, Michael si accorge immediatamente del problema e sentite qui, si ferma per strada per metterlo a posto. Accosta nella zona di Bray Hill, il celebre tratto iniziale in discesa successivo alla partenza. Si sfila il casco, sistema la visiera e riparte. Ovviamente con tutto il tempo che ha perso la gara è andata. E voi direte, tirare remi in barca non ha più senso spingere se non puoi più vincere. E invece no. Nonostante gli fosse chiaro dopo l'inconveniente che sarebbe potuto arrivare massimo nella quarta posizione, con un'incazzatura addosso che non ha eguali, vuole far vedere a tutti di cosa è capace. E all'ultimo giro stampa il nuovo record di sempre all'Isola di Man, con una media di 218,8 km orari, tra muri, case, marciapiedi e strapiombi nelle zone di montagna. Ci vuole un'abilità incredibile nel non commettere errori, anche solo per fidarsi di se stessi e spingere vicini al 100% su percorsi del genere. E non dimentichiamo che nelle corse come il TT i piloti cambiano moto molte volte perché ci sono categorie diverse. Superbike, Superstock, Super Twin, Super Sport, bisogna sapersi adattare, cosa senza senso per i pistaioli. Anche a proposito di questo, c'è un aneddoto da raccontare su Michael Dunlop, che per la classe Super Sport si presenta con due moto diverse al seguito. Durante il primo giorno di prove, gira in sella la Triumph Street Triple, la 765 per l'esattezza, e fa il terzo tempo. Non è soddisfatto. Così, nelle prove del mercoledì, passa di nuovo sul suo grande amore, la Yamaha R6, con la quale ha vinto praticamente tutto. Ebbene, segna il giro più veloce, migliorandosi di 16 secondi. Con quella Yamaha procederà a vincere tutte le gare della Super Sport. Entrambe le moto erano state preparate dall'officina del suo team, MD Racing. Dunlop è uno di quelli che, come i suoi illustri parenti, vuole sistemare con le proprie mani i mezzi sui quali corre. E per farlo ha sempre rifiutato supporti ufficiali dalle case costruttrici. Tuttavia qualcuno che gli dà una mano c'è, almeno a livello
economico e logistico. In alcune delle categorie in cui corre, Dunlop gareggia con il supporto di Carl Cox, la squadra di proprietà di uno dei più grandi DJ al mondo. Lo avrete visto qualche volta in qualche foto insieme a Valentino, ai Beats e via dicendo. Quell'omone di colore molto grosso che suona techno. Di sicuro, se siete appassionati di Vale e conoscete Vita, Morte e Miracoli, l'avrete sicuramente visto. O ancora meglio, se siete appassionati di musica techno, non potete non conoscerlo. E questa è un'altra storia molto simpatica, perché Cox è un super iper mega appassionato e forse avrebbe fatto il pilota se non avesse incontrato sul suo cammino la musica. Fin da piccolo infatti ha seguito una marea di categorie, ma in mezzo a tutto si è innamorato del Tourist Trophy. Nel 2013 decide di dare supporto economico al team di un amico che correva a basso livello nel campionato neozelandese di sidecar, altro mezzo che Cox amava fin da bambino. Porta quella squadra al Tourist Trophy per ben 2 anni. Poi piano piano il suo impegno si estende al BSB e al campionato mondiale di sidecar. È a quel punto che scatta la connessione con Michael Dunlop, che apprezza il lavoro di Cox e addirittura si mette in testa di correre con un suo sidecar al TT. Cioè, le moto non bastavano, cosa che comunque appunto non ha mai fatto, ma ci fa capire che razza di matto sia questo qua. La scintilla è scattata. Cox inizia a supportare Dunlop e poi sempre più piloti nel paddock delle road races. Non solo i più veloci, ma anche quelli nelle posizioni meno nobili, ma che attraevano la sua simpatia o attenzione. In tutto questo Cox è presente in altri 1000 tipi di motorsport a 2 e 4 ruote, dalle gare di dragster, quello dove corse Stoner quando si ritirò dalla MotoGP, dalle gare locali in Nuova Zelanda ad alcuni piloti del paddock nel BSB. Un vero mecenate del motorsport, mosso non dall'interesse ma dalla grande passione, la stessa passione che animava e anima ancora il nome dei Dunlop, che non smette di essere sinonimo di gare su strada. E Michael, con il supporto dei numeri, può davvero reclamare lo scettro di road racer migliore di sempre. Ma la sua storia può continuare ancora a lungo. Di successi possono arrivarne ancora tanti, è ancora giovane. Per ora ci limitiamo a celebrare la sua grandezza. Questo era Michael Dunlop.